Allora, siamo con Emilio Usai, attaccante dell'Ossese. Emilio, prima di andare, diciamo, nello specifico, ti chiedo un po' queste due settimane di pausa, diciamo, che ci sono state dopo il 6 gennaio, diciamo, vi sono servite a che cosa? Diciamo che innanzitutto a ricaricare bene le batterie, anche perché il nostro finale di campionato, fine anno, non è che sono visti i risultati, venivamo da 3 sconfitte consecutive, fra cui il 20 dicembre la sconfitta con la Sprintiti, meritata devo dire, perché la Sprint mi ha impressionato abbastanza, una ottima squadra, anche se abbiamo avuto la possibilità nel finale di pareggiare, però poi in contropiede abbiamo preso il terzo gol. Vabbè, però meno male è arrivato con la ripresa dell'anno questa vittoria importante a Silico, che insomma speriamo faccia da che sia di buon auspicio per il 2010. Anche perché il campo di Silico è un campo importante, so se quest'anno non è mai stato violato. Credo, insomma, che fossero imbattuti in casa. Per cui che partita è stata questa contro il Silico? Ma ti dico la verità, è una partita particolare perché il campo era abbastanza pesante, ha piovuto tutto il pomeriggio, ma è stata una partita presa da noi dal punto di vista della mentalità, col piglio giusto, abbiamo giocato abbastanza aggressivo in mezzo, non le abbiamo fatti ragionare e i nostri centrocampisti sono stati molto bravi, nel senso che dopo la riconquista della palla si giocava sul concreto, massimo 2 tocchi, palla in verticale, senza molti fronti, devo dire. E siamo riusciti a creare delle cose importanti, alla fine anche a buttarla dentro, perché certo, ultimamente non ci si riusciva molto spesso, però ecco, quali sono, quali sono secondo te i motivi diciamo, che possono spiegare questa stagione, insomma, per il momento un po' anonima, ovviamente rispetto a quella alla scorsa che era stata straordinaria, ecco, al di là della rimonta, sì. Si possono spiegare soltanto con le partenze per esempio di Anisolina, Sfigheri, anche l'assenza in difesa di Loriga per esempio, oppure ci sono altri motivi che... Vabbè, ricordo che è andato via anche Toschippino, però... Toschippino, sì, è vero. Diciamo che secondo me hanno inciso molto le vicissitudini di quest'estate, perché l'Ossese, tu mi avevi già intervistato una volta, sì, e avevo detto che aveva avuto delle difficoltà quest'estate, e secondo me quello non ha... diciamo che ha condizionato psicologicamente l'ambiente, secondo me. Anche il fatto di andare avanti per 3 mesi con un portiere solo, sai, con un portiere, il portiere è importante. Certo. Tanto di cappella Gianni Solinas, però anche Gavino serve un ottimo portiere, però averne solo uno condiziona la squadra, condiziona un intero reparto con la difesa e infatti non sta rendendo come l'anno scorso. Un po' tutti abbiamo risentito di questo fatto, quindi si andava in campo con... Adesso hanno preso un ragazzo, questo Fresi, che è stato nella Juniors dell'Ossese. Non è male, ma speriamo che ci serva per il nuovo anno. Secondo me anche queste cose hanno inciso. Certo. Ecco, invece da un tuo punto di vista personale, come ti senti, insomma, come stai affrontando la stagione, alla luce anche delle cose che hai appena detto, insomma, di una situazione, ripeto, non particolarmente entusiasmante. È stato un inizio difficilissimo. C'è stato anche chi diceva, all'inizio si menzionava del nostro attacco, sai, c'è Emilio Usai, c'è Marco Secchi, con De Rudas dovrebbero spaccare tutto, non è, il calcio secondo me non è così. Bisogna dare sempre spazio al campo. Sì, sulla carta potrebbe, però dico che con Marco Secchi c'è stata qualche difficoltà, però secondo me è un ottimo attaccante, in qualche partita l'abbiamo dimostrato, vedi la vittoria di Tiesi, dove sia io che lui ci siamo comportati abbastanza bene. Però è vero anche che oltre a queste difficoltà d'attacco ci sono state difficoltà in ogni reparto. Ci sono stati degli elementi nuovi. Vedi Innesi di Masia a centrocampo, che aveva forse un po' la pesantezza di sostituirlo come Leonardo, che insomma era un pezzo importante dell'anno scorso, anche la difesa. Adesso a dicembre è arrivato Raffaele Serra, che è un ottimo elemento di esperienza, poi viene dal Tiesi, ex Latte Dolce, ex Tisi, lo conosciamo bene, ex Bonorva, ha fatto i suoi campionati, è uno che è rispettabilissimo, si fa rispettare, ottima esperienza, e infatti già si stanno vedendo i benefici.
Ecco, invece da un punto di vista, diciamo, generale del campionato, del girone, quest'anno appunto è un po' cambiato la composizione delle squadre. Che campionato è questo? Che ti sei fatto tu alla fine del girone d'andata? Ecco. Secondo me è un campionato, come si vede anche dalla classifica, abbastanza equilibrato, sia verso la vetta che nella zona calda, diciamo. Perché se vedi, noi, anche se siamo, come hai detto tu, stiamo facendo un campionato anonimo, però siamo a 6 punti dalla terza. Il terzo posto quest'anno vale un biglietto per uno spareggio, quindi, come vedi, abbastanza equilibrato. Certo. Con il Campaneda l'avete affrontato, e prima in classifica, sì. Che impressione ti ha fatto? Adesso domenica siamo i nostri avversari. Certo. Ma, ripeto, dopo quella intervista che mi avevi fatto, è la cosa che mi è piaciuta di più. E credo che abbia trovato quello che gli mancava con il Bomber Sanna davanti. Hanno un ottimo centrocampo, giocano bene, sono ben messi in campo. A me sono sempre piaciuti. Quest'anno, secondo me, con l'acquisto di Sanna hanno fatto il salto di qualità. Salto di qualità. E la tua ex storica Gymnasium, invece, che per diverse giornate... La Gymnasium mi ha impressionato, però la vedo più una squadra esperta, una più sorniona, più... sì. Pronta a non prenderle e a colpire magari con noi, per esempio, lì a Samora è stata abbastanza equilibrata la partita, anche se loro hanno preso un palo clamoroso, però noi forse abbiamo avuto qualche occasione di più dove abbiamo fatto una discreta partita, tutto sommato buona. Le new entry, diciamo, Macomerese, Calmedia, Sprint Italy, anche la Sprint Italy. Questa Calmedia tanto decantata non mi ha impressionato più di tanto, ma la Macomerese potrebbe fare, ha un ottimo attacco, perché Bitti, Betti e Marco Falchi dietro sono, vabbè, Marco lo conosciamo, io lo conosco, ho stato tanti anni fa in promozione, un ottimo giocatore, un ottimo ragazzo, ha una tecnica in questa categoria ancora, diciamo, poi da dove parte lui, se in giornata Marco, se non gli metti uno, diventa veramente devastante per l'avversario, potrebbe essere la sorpresa. Ma io menzionerei anche la Sprint Italy, che mi ha fatto un'ottima impressione oggi, veramente una bella squadra. Grandi ritmi, pochi fronzoli e un bel centrocampo. Sì. Alla sua dei 40 anni hai ancora comunque voglia di giocare, di metterti in gioco. Qual è il segreto che possiamo, come dire, svelare a chi vuole arrivare, insomma? Non c'è nessun segreto, Giuseppe. La voglia ancora di allenarsi, di sentire il campo, di sentire lo spogliatoio, poi anche la fortuna di stare in un gruppo di ragazzi, diciamo, intelligenti, trovare un attore che ti sopporti. No, è tutto qui, ecco perché ancora mi piace allenarmi, insomma. Il segreto, tra virgolette, è questo. È questa passione anche per gli allenamenti, tutto qui. Okay. Ecco, per concludere, quindi una promessa, diciamo, ai tifosi dell'Ossese la possiamo fare con tutto il giorno di ritorno davanti. Fare promesse di questo periodo è difficile, però niente, ti ripeto, Giuseppe, noi in questi allenamenti ci siamo promessi di, dopo la vittoria di Cinico, di iniziare bene l'anno, anche perché questa vittoria ci ha dato una bella carica, vincere a Cinico non era facile. Abbiamo vinto, e in quella partita credo anche convinto, perché vincere 3-1 e creare, almeno abbiamo creato quasi 10 occasioni da rete, è stata una bella iniezione di fiducia per l'anno nuovo, speriamo bene, noi ci proviamo, il nostro presidente rimane ambizioso, anche noi siamo ambiziosi, però bisogna stare anche coi piedi per terra, è difficile, okay. Sono 13 partite, speriamo bene. Okay. Allora, ringraziamo Emilio Usai e grazie, facciamo un grande bocca al lupo per questo girone di ritorno, Emilio. Grazie, complimenti di nuovo.